Renato Bisogni, assessore alla cultura del Comune di Porto San Giorgio, grazie per questa video intervista a Cronache Fermane. Oggi parliamo di Sottopassaggi, un qualcosa di nuovo, di assolutamente nuovo per il teatro e il Comune di Porto San Giorgio, perché è una rassegna d'avanguardia. Sì, è teatro d'avanguardia, abbiamo fatto questa scommessa insieme a Stefano Tosoni e grazie anche al contributo dell'Amate abbiamo voluto riempire quello spazio che ci sembrava un pochino trascurato, che è il teatro d'avanguardia, un teatro moderno, un teatro intelligente che ti fa riflettere, che ti fa qualche volta anche pensare un po', oltre al teatro invece di intrattenimento che siamo soliti predeporre al nostro teatro di Porto San Giorgio nella stagione principale. E lei più volte ha ribadito che questa poteva essere una scommessa vincente per il teatro e quindi anche per il suo assessorato. Per dirlo dovremo aspettare la conclusione della rassegna, lo ricordiamo, sono 6 appuntamenti, però sembra di aver capito che siamo partiti con il piede giusto, perché i primi due appuntamenti, insomma, hanno riscosso un ottimo successo di pubblico, d'applausi, insomma. Assolutamente sì, anzi il pubblico era un pubblico eterogeneo che non era solo della nostra provincia ma anche di altre province. Abbiamo avuto persone che venivano da Ancona e altre da Pesaro. Essendo un unicum, cioè perché in regione non c'è, che io sappia, una rassegna teatrale sul teatro d'avanguardia, ma soltanto alcuni spettacoli che i teatri propongono, ma avendo questo quid, cioè metterlo in un contenitore, proporre una stagione principale in un teatro, tra l'altro all'italiana dell'Ottocento, ci rende molto felici e chi è venuto è stato estremamente felice di poter proporre questo tipo di teatro, che a volte altri spettatori e altri luoghi dove viene rappresentato, farlo qui è stato davvero molto piacevole e credo che sia anche questa una scommessa vinta. La può definire come un quid in più che fino ad oggi mancava al cartellone teatrale di Porto San Giorgio? Assolutamente sì, Giorgio, guarda, per noi poter aver proposto questo tipo di teatro, che è un teatro particolare, che ha spazi diversi, pubblici particolari, sono pubblici di nicchia, averla potuta proporre all'interno della nostra rassegna teatrale più grande, in cui c'è musica, teatro, ci sono tutto, che fa sì che il nostro teatro sia sempre aperto, sia sempre molto frequentato e sia un'attrazione anche di tipo turistico, perché poi comunque dopo essere venuto a teatro vai a prendere qualcosa in città. E fa sì che ci rende molto orgogliosi e pensiamo che anche questa piccola cosa che è particolare possa dare qualcosa in più a questo teatro e possa essere riproposto anche nel tempo. Per scoprirlo dal vivo, diciamo, per toccarlo con mano, prossimo appuntamento il 24 febbraio al Teatro Comunale di Porto San Giorgio. Esattamente, il 24 febbraio vi aspettiamo numerosi. Grazie assessore, buon lavoro. Grazie a lei.